Quindi la nostra cantina è compressa in 50 metri quadri divisi in due stanze. L'anno scorso abbiamo fatto 22.000 bottiglie, quest'anno potenzialmente potremmo farne 26.000, le facciamo in queste due stanze. Sono pochissime, facciamo una media di 45, massimo 50 Ma quintali dai. per ettaro. Facevamo solo una prima pressatura, una pressatura soffice, e poi dal 17 siamo passati a una pressa a polmone che ci permette di avere anche un pochino più di resa sulla cottura delle uve e poi anche una lavorazione migliore perché lavoriamo a grappolo intero. Quindi riusciamo a dividere bene fiori da torchiature e avere un po' più di qualità anche. Questa è la nostra cantina. Lui è Giovanni, che è bellissimo, è quello bello dell'Italia. Questa qua è la zona dove produciamo il caliptra e il chipra. Il caliptra, che è trebbiano, lo lavoriamo tutto in acciaio, mentre il chipra, che è verdicchio ed è il verdicchio di tutte le vigne di San Michele, lo lavoriamo tutto in cemento. Il San Michele 21 è una vigna che sta al centro della contrada, esattamente sopra. Guarda questa vigna che sta qua, che non si vede perché c'è la botte, però sopra qui dovete immaginarlo, qua c'è una vigna, esattamente sopra questa vigna c'è una vignettina piccolina che è sua di proprietà. Sono 5.500 metri. E facciamo il San Michele 21, che è la nostra riserva. E abbiamo scelto quella vigna perché è una bella componente di calcare che ci dà tantissimo sale. E il legno quindi viene usato per il San Michele. Abbiamo pensato alle barrique perché sono contenitori piccoli, sono barrique esauste che ti permettono di non controllare la temperatura in fase di fermentazione, e in più danno quel rapporto d'ossigeno al vino che gli permette di dialogare un po' con l'ossigeno nel tempo. Grazie.